workshop di progettazione partecipata, progettazione urbanistica, e Living Urban Scape, abitare lo spazio urbano, che essenzialmente come tema di studio ha la rigenerazione delle periferie residenziali pubbliche. Abbiamo parlato di rigenerazione urbana fin dalla prima slide. La rigenerazione urbana è un processo che tende a riportare qualità all'interno di un contesto nel quale c'è stato un percorso di crisi e di declino. Ed è un processo che si costituisce non soltanto di interventi sullo spazio pubblico o anche sullo spazio residenziale, nel caso di un quartiere di edilizia residenziale pubblica, ma anche di interventi di tipo sociale e di tipo economico. Una cosa che mi ha colpito fin dall'inizio è che dovremmo sempre ricordarci il titolo di questo seminario, workshop, perché effettivamente secondo me è proprio azzeccato. Dovremmo ricordarci che stiamo qui in un quartiere che non è né degradato né, come dire, all'ultimo stadio della sua. Siamo qui in un quartiere che cresce, in un quartiere che deve crescere, che sta crescendo e che noi siamo qui per contribuire a far crescere. Immagina una visione futura per Raibosola e raccontacela. Un dettaglio, una visione generale, qualcosa che desideri vedere realizzato nel quartiere e nei suoi diversi luoghi. Io è una giornata infrasettimanale e lavorato nel quartiere Raibosola, parto da casa mia in bicicletta ovviamente. Sono molto contenta perché finalmente hanno fatto quella bellissima pista ciclabile che corre lungo l'argine. Il quartiere è un luogo attrattivo perché ci sono spazi molto verdi e quindi il centro storico, che è un po' sacrificato, fa sì che molte persone vengano spesso nel quartiere Raibosola per fare attività sportive, per portare i bambini a respirare un po' di aria. Ci troviamo là,
Segni tu o il tappeto verde o il tappeto rosso, e loro vanno il loro pattinaggio, loro fanno le loro storie e noi ci facciamo la nostra partita. Cosa? Va bene, facciamo la nostra partita, poi dopo vediamo. C'è il chiosco lì, c'è quel chiosco lì, dopo mangiamo con i ragazzi la piedina, chi paga, con chi paga, facciamo così. Allora, in quell'occasione lì facciamo la romana. La prossima volta paghi tu. Ciao Mario. Sulla valle ha ancora 4 possibilità. E poi le poste. Ora ci sono un sacco di carte.
È tornato il nostro amico. Ciao. Ecco. Ciao artista. Ciao. Senti, ma tu lo sai dove sono le rose? Io sì, che stanno per uscire. Le rose sono lì su quel alberello. Dai, mi ci vai a fare una ripresa? Dalla videocamera mi ci fai una ripresa alle foto, alle rose? Non ci sono ancora. Quindi com'è che vediamo se ci sono? Dai, andate a vedere se ci sono. E se ci sono ci facciamo le foto. Dietro. Le trovate? Le trovate? E allora dobbiamo subito andare a riprenderle. Alza la mano. Prova cerca. Qui. Eccola. Allora, di nuovo. Mila alza la mano. Aspetta che... Eccola. Poi chi c'è? Il prossimo alza la mano, dice il nome. Alex. E Mila però lo deve tirare giù la mano. No, ho preso l'albero. Hai preso l'albero? Sì, c'è la rosa in mano. Poi chi c'è? Martin. Prendi la rosa con l'ombra. Non ti ho visto. Prendi la rosa con l'ombra. Cogli la rosa. Non ci riesco. Ah, ti sei punto. E poi chi c'è? Eccoti qua. Allora spostati un po'. È un po' basso. Aspetta. Eccola, l'hai presa pure tu. Per telecamera per registrare questo prato spazioso e serve per giocare, crescere una piantina e per fare le capriole. Say
Bene, anche io ringrazio, e sicuro in modo non formale, non solo formale, tanto. Tutti quelli che sono intervenuti a questo scuola di tre istituti universitari, tutti i ragazzi. Sinceramente, anche soprattutto per i risultati del lavoro, perché sono molto stimolanti, penso che se possiamo fare una classe di molte delle idee che abbiamo visto un ottimo lavoro metaprogettuale, un lavoro progettuale. Vi ringrazio sinceramente.